Quella dei Glory Days a Rimini è una storia lunga ben 13 anni, fatta di un unico grande amore dei fans per la musica di Bruce Springsteen. Un'avventura partita per gioco e cresciuta sul web, dove patiti amanti della musica del boss si confrontano e danno appuntamento ogni anno in Romagna. L'edizione da questa sera a lunedì è dedicata a Clarence Clemons. La frase e l'immagine sul cartellone ritraggono Bruce con il suo amico e sassofonista scomparso nel giugno scorso. Un evento che, nonostante la crisi, si autofinanzia. Quest'anno 5.000 euro il costo totale. Gli sponsor, i locali che ospitano la manifestazione e il merchandising sono l'unico introito di un evento che al pubblico è completamente gratuito. I tempi sono duri per tutti, noi cerchiamo comunque di agevolare anche chi viene a vedere il Glory Days, facciamo delle convenzioni con degli hotel a dei costi veramente minimi e soprattutto teniamo l'ingresso libero per tutti gli eventi. Secondo me avremo anche tantissimi artisti, tra cui voglio segnalare anche Hans Ludvigsson, che è questo artista svedese che è la prima volta che ospite nostro, ci sarà Riccardo Maffoni che è uno dei più grandi cantautori che abbiamo in Italia in questo momento, vincitore di Sanremo 2006, premio Tenco. Una storia, quella dei Glory Days, nata nel 99, in occasione del 50° compleanno di Springsteen. L'idea fu di fare un mega party per festeggiarlo. Fin dal primo anno arrivarono tantissime persone da tutta Italia. Bella storia, perché è una storia che nasce da un'amicizia e da una passione comune, che è quella per Springsteen. Allora compiva 50 anni, decidemmo di provare a fare questa festa. Già dalla prima volta arrivò un sacco di gente e quindi è stato un po' naturale continuare, e poi soprattutto al giorno d'oggi, grazie alla tecnologia, ai social network, a internet, noi abbiamo un sito web che è www.glorydaysinrimini.net, che è veramente cliccatissimo, soprattutto in questo periodo, e quindi ci permette di tenerci in contatto tutto l'anno con questi, col pubblico del Glory Days, che è poi il vero protagonista dell'evento. Un evento apprezzato nel territorio italiano, ma soprattutto all'estero, che ha la benedizione del grande Bruce Springsteen. Lui è venuto a sapere da varie parti di questo evento, anche vari suoi musicisti hanno incontrato il Glory Days, nel senso che abbiamo dato del materiale loro per fargli conoscere questo evento, quindi c'è anche questo piccolo riconoscimento. Quest'anno, tra l'altro, voglio sottolineare che il sito backstage.com, che è il sito principale per quello che riguarda Bruce Springsteen, ci ha citato con un bellissimo articolo. Difatti da quel giorno sono arrivati un sacco di click da tutto il mondo sul nostro sito, e quindi una piccola benedizione ufficiale ce l'abbiamo.